Dopo i nuovi casi di meningite, l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi rinnova l'appello alla vaccinazione. Intanto il giovane 23enne originario della Sardegna è uscito dal coma. Gianluca Vatti. Nessun allarmismo, ma dopo gli ultimi due casi di meningite da meningococco C che ha colpito la bambina in Versile ricoverata al Meyer di Firenze e il ragazzo a Pisa ricoverato al Cisanello, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi lancia un appello a vaccinarsi a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni. La Regione Toscana ha investito molto su questa vaccinazione, le dosi ci sono, basta rivolgersi al proprio medico di famiglia, al proprio pediatra, nel posto più vicino e più comodo a casa. È un gesto semplice che può in questa fase salvare la vita. Intanto il 23enne originario della Sardegna è uscito dal coma, ma si attendono le prossime ore per sciogliere la prognosi. Attualmente il giovane è sveglio e collaborante e potrebbe essere trasferito nell'unità operativa di malattie infettive non appena le sue condizioni saranno tali da non richiedere più assistenza intensiva. Ad oggi in Toscana sono stati registrati 31 casi di meningite, 26 da meningococco C. Dall'inizio della campagna straordinaria di vaccinazione fino al 31 agosto sono state effettuate oltre 130.000 vaccinazioni nella fascia d'età dagli 11 ai 45 anni, anche se permangono qualche criticità nei percorsi di accesso al vaccino. Bisogna raccomandare alle ASL di semplificare, diciamo, i percorsi di accesso al vaccino, perché ci giungono segnalazioni da parte degli utenti che, insomma, prenotarsi e vaccinarsi è un percorso forse troppo ancora farraginoso e complicato. Si ricorda che sul sito della Regione Toscana ci sono tutte le indicazioni sulla profilassi e sulla prevenzione della diffusione del virus.